Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi andremo ad affrontare il tema della tristezza, quindi che cosa fare quando siamo tristi. Quindi vi svelerò tre tecniche, seguite il video fino alla fine perché saranno proprio delle tecniche pratiche che vi faranno capire e sentire come poter trasformare la vostra tristezza. Bene, iniziamo dalla prima tecnica. Allora, la prima tecnica fa in modo che voi possiate andare ad ascoltare questa stessa emozione, quindi non arrivare a far finta di niente. Come sappiamo tutti noi, magari presi dalla nostra quotidianità, tendiamo a non solo a non ascoltare il nostro corpo, ma anche a non ascoltare le nostre stesse emozioni. Ecco perché quando comunque si presenta una determinata emozione, innanzitutto, noi dobbiamo comunque collegarci a quell'emozione, perché se si è presentata, non vuole far altro che mostrarci ciò che di noi magari in quel momento sentiamo di voler cambiare o ciò che magari in quel momento ci ha fatto soffrire, ci ha fatto male, magari è accaduto qualcosa che non ce l'aspettavamo da parte magari di qualcuno, quindi magari quella stessa persona ci ha deluso e di conseguenza proviamo tristezza per quello che è accaduto, magari abbiamo perduto una persona cara, di conseguenza oltre alla tristezza sentiamo anche questo forte dolore di perdita. Insomma, l'arrivare a sentire questa stessa emozione è importante. Quindi la prima tecnica che vi insegnerò oggi è proprio quella di connettervi con questa stessa emozione. Come potete fare? Innanzitutto potete chiudere gli occhi e fare tre belle inspirazioni. Quindi inspirate gonfiando la pancia ed espirate buttando dentro la pancia. Quindi devono essere proprio profonde, rilassando le spalle e vi andate a collegare a quella stessa tristezza. E voi mi direte: ma sì, vabbè, Federica, però fa male collegarsi a quell'emozione. Certo che fa male, ok? Però se noi non prendiamo contatto con quell'emozione, non possiamo neanche poi trasformarla, cambiarla e capire che cosa ci vuole mostrare. Perché se proviamo delle emozioni, un motivo ci sarà, ce lo siamo chiesto. Quindi quella tristezza, che cosa ci porta a vedere di noi? Che vogliamo quindi cambiare magari? O qualcosa che magari ci ha dato fastidio e che di conseguenza sappiamo una volta che quella cosa ci ha dato fastidio che è una cosa che non fa parte di noi, non è una cosa che vogliamo che faccia parte della, magari della nostra quotidianità. Quindi chiudete gli occhi, vi collegate a quell'emozione, la sentite, ma la sentite proprio nel corpo, nel profondo. Non state lì molto, ok, a sentirla, però ascoltate e magari ci parlate anche con quell'emozione, ponendogli delle domande, rimanendo sempre ad occhi chiusi. Che cosa mi vuoi mostrare? Che cosa devo scoprire di me o di quello che è accaduto? Cosa devo andare a cambiare per cambiare questa stessa emozione? In questo caso, ovviamente, se le risposte non arrivano, non è un problema. Però ascoltate ed accettate quell'emozione. Una volta che quindi l'avete accettata, rimanendo sempre ad occhi chiusi, iniziate a percepirla sul corpo. Quindi iniziate a vedere dove quell'emozione di tristezza vi risuona, a sentire dove magari vi pone il dolore della tristezza. Vi faccio un esempio. Chiudete gli occhi, sentite la tristezza e iniziate a sentire magari, caspita, io la sento qui, la sento sul plesso solare. Ok, vi concentrate su quel punto, oppure magari possono essere anche più i punti, no, in cui sentite quell'emozione, in questo caso la tristezza. Quindi vi concentrate su quei punti dove voi sentite quella tristezza e iniziate sempre ad occhi chiusi a immaginare una luce di colore verde, ok, verde smeraldo, che va a inondare, che va a riempire quel punto dove voi sentite quell'emozione. E magari quella stessa emozione si rispecchia anche con un piccolo dolore a livello fisico. E
Rimanete lì, che possa essere anche 5 minuti, 10 minuti. Fate agire la luce, lasciate andare la mente, ok? E quando sentite che quell'emozione che sentivate in quel punto è sparita, vuol dire che siete riusciti non solo ad ascoltarla, ma anche ad accettarla e di conseguenza a trasformarla. Per chi invece ovviamente dice no, ma Fede, io non sono fatta per queste cose, caspita, cioè, ma che esercizio è questo? Perché sai, ovviamente c'è chi non riesce magari a lasciarsi andare, chi non riesce ad ascoltare il proprio corpo. In quel caso ovviamente vi invito a farlo. Ma un altro esercizio, quindi un'altra delle tecniche da poter utilizzare quando si è tristi, oltre abbiamo detto accettazione, tutto non sto per ripetere, è quella della gratitudine. Quindi iniziare a pensare a ciò per cui siamo grati. Quindi non più a focalizzarci su quella tristezza data magari da una mancanza o da qualcosa che è accaduto che non abbiamo più, ma da quello che abbiamo, cioè concentrarsi su quello che abbiamo. Quindi iniziamo proprio a dire grazie, pensando ad ogni cosa per cui siamo grati. E questa cosa la facciamo per 5 minuti. Magari uniamo anche un bel sorriso. Se non sbaglio, in uno dei miei video avevo anche spiegato la tecnica del ghia, quindi dove comunque rimani col sorriso per 5 minuti ed inspirando ed espirando ripeti per 5 minuti grazie, sia mentre inspiri che mentre espiri, in modo tale che quindi possiate anche elevare le vostre energie e cambiare frequenza ed in automatico quindi arrivare a cambiare la vostra stessa emozione. Ed ora vi dirò l'ultimo esercizio che vi può portare a cambiare le vostre stesse emozioni. Indovinate di cosa si tratta? Ebbene sì, è il tapping. Il tapping, per chi non lo conosce, è comunque una tecnica che ci permette di andare a trasformare le nostre stesse emozioni seduta stante. I punti che vi consiglio per andare a lavorare sulla tristezza sono sopra il pollice, quindi la parte sopra il pollice, andando quindi ad alternare in modo tale che voi possiate lavorare su questo punto e su questo punto, ok? Quindi li alternate, oppure se volete potete anche fare così, andando quindi a lavorare sempre su questi punti, ok? In questo caso a me piace fare così in modo tale da poterli stimolare. E iniziate dicendo: mi amo e mi accetto così come sono, anche se in questo momento sono triste, anche se in questo momento sono delusa dalla vita, perché succedono sempre tutte a me. Non ce la faccio più a sentire tutte queste emozioni, sono stanca. Amo e accetto tutte queste emozioni e decido ora di trasformarle in pace, gioia, gratitudine, serenità. Io sto bene. Io sono gioiosa. Io sono grata alla vita. E poi fate un bel respiro. E un altro punto anche su cui andare a lavorare è sopra il mignolo, ok? Quindi sempre allo stesso modo, o così, però è un pochino scomodo, io direi di fare così, ok? È andata a dire: mi amo e mi accetto così come sono, anche se in questo momento sono triste. Amo e accetto tutte queste emozioni e decido ora di trasformarle in gioia, in gratitudine, in felicità. Io sono felice perché sono consapevole che questa emozione mi sta portando ad acquisire maggiori consapevolezze. E nuovamente un bel respiro e lasciate andare. Vi ho dato quindi tre chicche per poter lavorare su questa emozione, però mi raccomando, non dimentichiamoci di capire il perché si è presentata quell'emozione e che cosa ci vuole mostrare. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e fatemi sapere qui sotto se avete provato queste tecniche, se avete riscontrato i benefici e magari se volete approfondire qualche altro argomento. Scrivetelo nei commenti. Ciao ragazzi!